Esatto, la supermedia di questa settimana elaborata da YouTrend tiene conto dei sondaggi delle ultime 2 settimane, come sempre, quindi ha una copertura sicuramente del caso Sea-Watch, non ancora, come dicevi giustamente Alessandra, del caso delle nomine europee, della procedura. Possiamo, credo, partire con il cartello 1 che ci mostra la situazione a oggi nella nostra supermedia, che come sempre aggrega i dati di tutti gli istituti. Che cosa vediamo? Vediamo la Lega che mantiene un dato superiore al 35%, questo è il dato, Alessandro, a cui la Lega è arrivata dopo il successo delle elezioni europee, 35,6% nella nostra supermedia. Segnalo che alcuni istituti danno un dato ancora un po' più alto di questo, altri danno invece un dato più contenuto. Sicuramente il trend però è un trend di crescita anche rispetto al 34% delle europee, infatti vedete che segniamo un aumento di un po' più di un punto. Stabili il PD al 22,7 e il 5 Stelle, anche se vogliamo, rispetto al lato delle europee c'è un lieve aumento, anche per il Movimento 5 Stelle lo vedete al 17,7%. L'altro trend che mi pare interessante sottolineare è quello interno al centrodestra, perché Forza Italia al 7,8% registra una diminuzione ancora di un punto rispetto al dato delle europee, che già non era stato, se vogliamo, esaltante. La conseguenza è che Fratelli d'Italia al 6,7% insidia la posizione del partito di Silvio Berlusconi. E come vedi, non ci sono grandi novità e differenze sui partiti che non sono riusciti a entrare nel Parlamento europeo, più Europa al 3% e poi la sinistra Europa Verde più o meno sulle posizioni del 26 maggio. Grazie. Possiamo forse Ah, che, avevi un dare. altro? No, no, avevi un altro cartello? Solo per dare il cartello Sì. 2 che ci dà le aree e quindi diciamo, Sì. aggrega i dati che abbiamo visto in aree, in schieramenti, e ecco qui abbiamo un'area di governo al 53% circa, in lieve aumento sulle europee. L'altra cosa che segnalo è questo dato che vedete sotto del centrodestra, ammesso che possiamo ancora considerarlo una coalizione, visto che ci sono stati cambiamenti, come sappiamo, nei rapporti di forza. Bene, il centrodestra, quindi Lega più Forza Italia più Fratelli d'Italia, si conferma intorno al 50% nelle intenzioni di voto. E questo è un dato molto importante nell'ottica di eventuali elezioni anticipate. Certo, che però